succedete? Oddio, no. Devo fare l'iscrizione qua. Buongiorno, 11 maggio 2014, festa della mamma, nonché giornata della bici. Siamo qua sul Corso Italia a Sorrento con gli organizzatori. Prego, accomodatevi. Ci raccontate la giornata come si svolge? Sì. Allora, la giornata si svolge in questo modo: alle 11:15 è iniziata la pedalata e adesso è finita. E adesso ci sarà una gincana con i bambini. Da chi è stata organizzata questa manifestazione? Questa è l'associazione di Paolo Nonelli, avvocato, che lui organizzava le corse e noi andavamo tutti quanti in lui, quando lui era ancora qua di noi. Portavamo gli esordienti, i giovanissimi a correre per la campagna, per il Lazio, eccetera. Quindi sempre per i bambini, sempre per i giovanissimi. E penso che organizzeremo anche un'altra corsa, un po' più agonistica, diciamo, per gli esordienti, sì, una gara amatoriale, penso a settembre o ottobre, dobbiamo decidere la data con il comune, sempre per nome dell'avvocato Paolo Nonelli. Una parte del programma si è già svolta oggi. Allora oggi abbiamo fatto una ciclopedalata tutti quanti, ma questa è una manifestazione organizzata proprio dallo Stato, diciamo. E ha inviato ai comuni un documento con cui diceva di organizzare questa manifestazione in tutta Italia nella ciclopedalata, che questa è la locandina praticamente di questa manifestazione. Adesso facciamo una gincana dove poi daremo dei premi ai bambini. E abbiamo fatto anche l'educazione stradale. Andiamo a vedere il percorso. Il percorso si parte da qui, dall'inizio, sono 30 metri. È per prova di abilità. Esattamente, è come cercare di cominciare a far capire come si va in bicicletta. Certo. Era quello lo spirito. E seminare questo. Esatto, è l'inizio. Un po' più esattamente, l'amore per la bicicletta. Per tutte le bambine si parte da qui, si prende una bottiglia, una borraccia, poi si getta nel cestino. Chi non ci riesce paga una penalità, poi si passa nel percorso. Attraverso i birilli e poi si passa sotto quell'asticella che poi passeremo. Una piccola prova di abilità. Di abilità dei campioni. Dipendentemente dal loro esattamente, sesso, dipendentemente dalla loro abilità. Le femminucce e maschili. Ma siamo sicuri che saranno tutti premiati. Esattamente, bravo. Ci adatteremo sempre qualcosa. Grazie. Speriamo che con l'anno prossimo, con molto più assistenti del comune e con la nostra pubblicità che è stata fatta in fretta, perché è stato l'ultimo momento, penso che riuniremo molto più bambini. Comunque come comune di Sorrento riusciamo ad alzare il dito e dire a questa giornata della bici siamo presenti anche. Oggi siamo presenti, è una bella cosa, una bella giornata. Voi siete signori? Io sono Russo Mariano, sono ex campione italiano delle corse estreme però, 2010. Io facevo 1500, 1000 km, ho fatto il campione italiano del 2010, l'ho vinto di corse estreme. Si chiamano le randonnée. A quanto tempo la prima partenza? Subito. Siamo qui. Grazie e arrivederci allora l'anno prossimo. Saluti in bocca al lupo. Antonio! Quindi facciamo qualche